Quindi, cosa facciamo? Entriamo già in questa grotta? Il tempio del dio del mare. No, scusa, mi sono andato avanti, non ho letto. Non sbagliare questa volta. Oh no, hai sbagliato di nuovo. Mi dispiace, Tavi, non ci riesco. Pensavo di essere stato fortunato quando l'onda mi ha trasportato qui. Ma sei pazzo, hai perso i sensi per almeno 10 minuti. Già, già, piuttosto cerca un modo per farmi scendere. Va bene, però non saltare giù e non fare niente di stupido, ok? Ho tenuto premuto B ed è andato avanti da solo. Andiamo ad aiutarli. L'effetto dell'acqua però... Oh, ma... Ah, ma posso andare? Ah, e allora... Ok, questo però è zona di ritorno. È che con questa prospettiva è da capire a volte dove puoi e dove non puoi passare. Dobbiamo sempre testarlo. Allora, ok, il bimbo se n'è andato, quindi immagino che dobbiamo seguire l'altro. Perché ho la sensazione che questo ponte adesso crolla? Strano. Ehi, bimbo! Ah, mi hai spaventato! Ho pensato che fossi uno dei grandi di Daila. Chi sei? Sto cercando di aiutare Tavi ora, va bene? Mi sembra di non poter fare nulla per il momento. Avrò sicuramente bisogno di un'altra psicoenergia che al momento non possiamo utilizzare. Vabbè, io intanto proseguo il mio giro. Dunque, noi siamo qui. In teoria qui non c'è modo di proseguire. Dovrei proseguire tornando dalla città, scendendo di sotto e proseguendo tutta questa parte. Ok, qua abbiamo già un tempio. Quindi in teoria se giriamo a sinistra riusciamo a salire. Se andiamo a destra scendiamo e facciamo tutta la costa. Io direi di andare a sinistra prima. Mi servirebbe un luogo come quello del primo gioco dove mettermi un attimo a farmare un pochino di livelli. Niente di eccessivo ovviamente, ma giusto per iniziare a non fare schifo insomma. Eccoci arrivati al... Tempio di Candora. Siete venuti per incontrare il maestro poi? Il maestro non riceve, andate ora e non tornate. Non riesco a capire il maestro poi, io farei entrare molta più gente. Invece mi tocca respingere proprio chi potrebbe trarre beneficio dai suoi insegnamenti. Quando il periodo di meditazione è cominciato, l'ingresso al tempio è vietato. Gli insegnamenti del maestro poi richiedono assoluta attenzione. Speravo di ascoltare le parole del maestro poi, invece mi tocca il turno di guardia, che noia. Ok, quindi c'è tipo un modo per addentrarci senza destare comunque sospetto? Sì, questo muro è piuttosto sospetto, non ti pare, Felix? Grazie, Kraden, non so cosa avrei fatto senza i tuoi saggi consigli. Ho visto qualcuno, questo qua, fare i tre puntini, vuol dire che qualcuno ci ha sgamato. Ottimo lavoro. No, non è vero. Ottimo lavoro, Felix. Presta attenzione a tutte le zone che sono un po' strane. Grazie. Posso passare? Sì, è solo acqua. Oh, ma guarda come tra un gioco e l'altro hanno fatto tutti sti miglioramenti. So che effettivamente è una cosa da nulla, ma... Comunque l'acqua, guarda che mica è una cosa così da poco, E intanto noi abbiamo camminato nella loro acqua del pozzo da bere. Spero di entrare nel tempio un giorno. Voglio ascoltare la voce del maestro. Per favore, non interrompete la mia concentrazione. Va bene, vi lascio in pace. Tu, concentrati. Cado. Ecco. Hai visto, maestro? No, 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 ti manca la disciplina. Ora, tu. Gli dirà che gli manca la concentrazione. Come andava, maestro? Migliori, lentamente. Continua a meditare. Ora tocca a te. Adesso parte a 200 e vola via. Maestro, ce l'ho fatta. Non male, potresti farcela. E che cazzo? Posso farcela, maestro? Lasciami provare. Le tue abilità sono grezze, potrebbe essere pericoloso. Vuoi davvero provare? Sì, sì. Se fallisci, a essere ferito potrebbe essere non solo il tuo orgoglio. Non temo la morte, maestro. Oh, oh, oh. È così? Bene, allora, è tempo che la tua prova cominci. Affanculo, stronzo vecchio. Entra nella caverna e ascendi. Quello finisce morto.
Giusto, stavo pensando, non c'è un posto dove riposare? No. Queste pietruzze non si spostano. Ok, a parte quanto è stato veloce... Scusami, era davanti a noi 2 secondi. Quanto è stato veloce il ragazzino? Lo sapevo. Quanto lo sapevo. Comunque, se dobbiamo, cerchiamo di combatterlo un attimo il più veloce possibile. Certo che Jenna è quella che... Minchia. Mi sa che è anche debole lui al fuoco, però mi sa che Jenna al momento è quella che a livello magico mena di più, eh. Felix a livello magico è quello che... Forse un pelino meno, eh. Biglietto di gioco. Ah, che bello. Certo, non è il migliore dei premi a cui aspiravo, ma vabbè. Avrei preferito una medaglia di gioco, per dire. Strano che ancora non abbiamo incontrato nessun nemico, a parte il mimante, come dice il gioco. Eccoti qua, sei un verme spinoso. Vabbè, contento tu. Ecco fatto. Quando attacchiamo tutti e tre per il momento riusciamo ad uccidere tutti i nemici. Allora, di qua si scende, di qua no. Quindi vuol dire che di qua si prosegue, torniamo indietro e risaliamo. Quanto mi mancherà per salire di livello? Non penso molto, però... Allora, fammi indovinare... Ecco, lo immaginavo. Dobbiamo salire sui piloni, però... Prima di farlo... Ovviamente... Diamo... Eccolo, lo sapevo. Pare che non fossi davvero pronto. Dovrei ricominciare dal principio. Sono morto, aiuto. Oh, Jenna sale di livello, bravissima ragazza. Stavo giusto dicendo che qualcuno sarebbe dovuto salire. Allora, qui è chiuso, qui è chiuso. Lì c'è una corda, lì c'è un'uscita. Oh, anche Felix è salito di livello, bravissimo. Ah beh, certo, bastava passare in mezzo alle rocce. Scemo io che ho pensato come al solito di più. Oh, e anche Sara sale di livello. Sembro Frause quando fa oh 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 oh. Ok, allora bimbo, mi spiace, ma non eri pronto, non eri l'eletto. Io intanto proseguo nella prova. Il maestro poi ci vedrà e dire: tu che cazzo sei? Che vuoi? Allora, qui si scende, qui c'è una scala, qui c'è una porta. Quindi prima di proseguire ovviamente veniamo fermati. Vediamo dove andiamo da quest'altro lato. Allora, qui c'era la corda, lì c'è appunto un forziere. Vabbè, per il momento proseguiamo di qua. Vediamo dove finiamo. Sull'acqua posso andare? No, strano, pensavo che era come la sabbia nel primo gioco. Ah, posso andare controcorrente, benissimo. Allora, di qua non c'è nulla. Vabbè, acqua alla fine non è che è chissà cosa, però... Però dopo essere stati portati via dalla sabbia, uno, due domandine le fa in più. Allora, fammi indovinare, devo spostare questo lì. Al prossimo sfiato, l'altro di là d'acqua dovrebbe partire a cannone proprio. Ah sì, mi ha portato di sopra, benissimo, bravo. Carta segreta. Ah, sono le carte che mi... Oh, cambiano la classe. Strumento raro, ovviamente. E fammi vedere se divento un Pierrot, che divento. Oh, destrezza. Carta scudo. E basta per il momento. Lancia con abilità palle de fuoco. Attacco 46. Senza invece attacco 50. Ok, mi aumenta ovviamente la mia magia. Certo, non di molto. Mi diminuisce l'attacco. Si potrebbe fare volendo. Però vediamo se la diamo per esempio a lei. La facciamo diventare da Elomante a Pierrot. Attacco 34. Anche lei carta scudo e destrezza. Senza attacco 27, che è molto di meno. Vabbè, per il momento gliela lasciamo, dai. Beh, dai, è uno strumento raro già ottenuto a inizio gioco, mi piace. Credo adesso di dover portare quest'altro sassone dall'altro lato. Ecco qua. Eccoci arrivati. Il ragazzino sicuro ce l'avrebbe fatta a farsi tutto sto percorso, sicuro, guarda. Vediamo allora, lancia palle di fuoco. Oh oh, carino come attacco. Ma che bellina sta animazione di noi che andiamo sulla corda.
Allora, qua si prosegue e qua pure. Allora, iniziamo a scendere e vediamo dove finiamo. Siamo dall'altra parte di dove eravamo prima. Ok. Ok, quindi da questo lato per il momento non c'è nulla. A meno che... fammi vedere una cosa. What the? Vediamo se c'ho ragione. No, non avevo ragione, peccato. Pensavo di doverlo spingere di sotto, invece lo devo molto probabilmente... Ah, non posso... Ah, perché è giusto, ora che l'ho spostato posso saltare. Per un attimo penso di doverlo fare dalla corda. Sarebbe stato un filo pericoloso, effettivamente. Ecco qua. Ah, certo, quella zona ci ritorni se vieni spinto giù dal vapore. Ah, sono quelle cose talmente semplici e ovvie che alla fine ti fanno pensare, non è che c'è qualcosa di più qui? Proseguiamo. Esatto, lo sapevo che di sotto era chiusa la via. I nostri primi fantasmi. Vediamo quanto mi ci vuole per ucciderli. Ok, un attacco da tutti e tre e li uccidiamo. Niente di più, niente di meno. Devo rivedere una cosa, togliendo la carta di Pierrot un attimo a Sara. Ha 36 pp così. E se gliela togliamo invece? 63. E la madonna, è un bel balzo indietro, è la metà, eh. Se la diamo a Felix, non avevo visto i pp. Felix invece rimane a 32. Agilità 39, diventerebbe più veloce di Jenna, che comunque era abbastanza velocina. Vabbè, io la lascio. Oh, buongiorno, Digin d'acqua. Dobbiamo tornarci dopo, quando avremo attivato la nostra magica abilità. Che cosa abbiamo qui? Sopprimi i tuoi desideri ed il fuoco si spegnerà. Svuota la mente e non sentire dolore. Ah, immaginavo. Fatto, maestro. Ah, vabbè, ottimo, dai. Lo sfondapetto. Oh, allora, proviamo l'illusione. Non penso che gli faccia effetto, però proviamoci lo stesso. Vediamo, 32-43. Avvolto dalla spossatezza. Ok, sono più deboli al fuoco che all'elettricità, diciamo. Danza tribale. Minchia. Allora, andiamo di fuoco, allora. Dobbiamo tirarli giù il prima possibile. Ok, uno è andato. Tutti andati. Ma come avrebbe fatto il ragazzino a uccidere ste scimmione? Non ce l'avrebbe fatta mai. Io sono sicuro che tu non sei pronto, bimbo. Sì che sono pronto. E allora vai a morire. Buongiorno, maestro. Hai superato una prova difficile. Hai compiaciuto il tuo maestro. Un attimo, tu non sei uno dei miei studenti. Chi sei? Come sei riuscito ad arrivare fino qui? Già, come? La corda è ancora a terra. Anche perché non siamo arrivati da lì, siamo arrivati dall'altra porta, maestro. Dovete essere passati per la caverna. Ciò significa che devo rivelarvi il segreto di Fune. Maestro, poi, sembra turbato. Oh, no, per nulla. Felix, ho le visioni o sembra turbato? Sì, non sono turbato, solo sorpreso, forse dovevo dire di no. Cos'è questa fune di cui hai parlato poco fa? Fune è un potere sacro, tramandato da anni e seguaci del tempio. Un potere sacro? Ed è chiamato fune, hai detto? Ed ora lo passerò a voi, è la nostra regola. È un dono per tutti coloro che superano la prova, come è sempre stato. Che tipo di potere è fune? Permettete di mostrarvelo. Fune! Fune assomiglia proprio alla psicoenergia! Psicoenergia? Noi la chiamiamo forza interiore, ma credo sia la stessa cosa. Questa tecnica usa l'immateriale per condizionare ciò che è fisico. Una persona con una forte volontà può sollevare e muovere oggetti più lontani. La distanza varia al variare della forza? Interessante. Coloro che non superano la prova di questa caverna non meritano questa tecnica. Felix, credi che la caverna sia stata pensata per mettere alla prova chi usa la psicoenergia? No. Ti sbagli. Dovresti ascoltare il Io non pensavo più che altro a psicoenergia, pensavo alla forza interiore, però sì. Nonnetto, neanche tu sei proprio fresco di giornata. Mi sono chiesto se fosse giusto permettere agli stranieri di usare questo potere. Non ce lo insegnerai?
No, no, ve lo insegno, avete superato la prova. Mi piacete, quindi vi renderò partecipi del nostro segreto. Vi prego, seguitemi. Mi ha fatto molto ridere l'animazione. Su di noi, a un certo senso, di lui sembrava... South Park. Questo è il potere del segreto del tempio. Se ne siete degni, lo userete con facilità. Quando vedete una corda, usate fune. Forse vi sarà utile nei vostri viaggi. Direi di sì, visto che c'era un digin d'acqua là sotto. Prendete questo potere e servitevene con saggezza. Molto carina. Felix ottiene ciottolo fune. Spero che un giorno anche i miei studenti siano degni di tanto onore. Mi fa molto ridere come lui si muove sulla corda. E detto ciò, non so se mi conviene scendere di sotto passando per appunto lo shortcut o facendomela di nuovo a piedi. Per fare pratica utilizzate questa caverna. C'è un posto interessante, lo so. Sento la vostra forza interiore che scorre verso di me. Splendido. Ok, se mi ha detto così vuol dire che posso farlo. In teoria anche passando da qua senza rifarmi il giro. No, beh, era qua accanto, quindi sì, in teoria... possiamo farlo, giusto? Esatto. Non so però... Ah, giusto, devo equipaggiarlo a qualcuno. Dicevo, non so però... se questo Digin ci dovremo combattere o meno. Vabbè, in teoria è il primo Digin che non è quello di terra che combattiamo. Penso che ce la possiamo fare, ma... Ehi, tu! E adesso mi incazzo! Ok, avrei dovuto salvare. E se questo adesso mi scappa? In teoria riappare, però. Allora, proviamo un attimo gli attacchi di fuoco, anche se dubito che gli facciano qualcosa. Allora, 35. 70, porca miseria. Mi sa che è Sara quella che è indietro qui, Tu continua pure con fiammata, va. Vediamo turbine, se è più forte magari di raggio. Sì. È Sara che è totalmente indietro. Mi dispiace per lei, ovviamente, però sì. Clic. Digin Mercurio Nebbia si unisce a Jenna. Allora, effetto in battaglia: cieca un nemico con la nebbia. Se lo piazziamo, lei diventa un armato. Gli aumentano i PS, gli calano i PP, gli aumenta l'attacco. Ok, se lo diamo a lei. Neve impatto e prenderebbe, sì, un bel po' di statistica extra. Tutto tuo. Ah, non posso usare ritirata, mi manca un PP. Vabbè, tanto siamo vicini all'uscita, dai. Il tempio è stato un piacere, maestro. Io me ne vado. Quando mi sono svegliato ho saputo che qualcuno aveva superato la prova. Sono io, mi spiace. Giusto per... farlo, la colleghiamo e via. Dite che la porta è aperta o mi devo fare il giro? No, è aperta, perfetto.